è risuonata la protesta davanti al carcere di Quarto, dove giovedì sera un gruppo di volontari del coordinamento Asti Est e simpatizzanti in Ottav si è dato appuntamento sotto ai cancelli della casa circondariale astigiana. Un sit-in di protesta per manifestare contro il provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP di Torino e che giovedì all'alba ha portato all'arresto di Samuele Gullini, un operaio di 28 anni, originario di Bra, ma da tempo residente a Castello d'Annone, e accusato insieme ad altre 26 persone di lesioni, violenza e resistenza pubblico ufficiale durante le manifestazioni in Ottavi in Val di Susa dello scorso 3 luglio. Questa operazione è promossa dalla Procura di Torino, è chiaramente intimidatoria e poi cade in un momento particolarmente delicato rispetto alla crisi sociale in corso e tra l'altro segue una serie di decisioni del governo che hanno portato di fatto alla militarizzazione della valle, no? E alla negazione dei diritti democratici della popolazione che la occupa, quindi lo giudichiamo un fatto gravissimo e siamo anche qui per commentarlo e stigmatizzarlo, certamente. Secondo gli inquirenti ci sarebbero delle immagini comparse su YouTube che lo collegherebbero agli scontri. In alcuni fotogrammi si vedrebbe il Gullino scagliare qualcosa di indefinito, ha spiegato il suo avvocato Maurizio Lamattina. Nella sua abitazione perquisita dagli agenti non è stato trovato nulla. La misura della custodia cautelare in carcere, ha commentato l'avvocato Lamattina su alcuni quotidiani locali, pare quindi spropositata rispetto ai fatti che gli vengono contestati. Per questa ragione si farà ricorso. Nel frattempo piovono i commenti anche dal mondo politico. Tra i manifestanti c'era anche Giovanni Pensabene, candidato a sindaco per la Federazione della Sinistra, mentre dal Movimento 5 Stelle si bolla l'operazione della polizia come politica e mediatica contro il movimento No Tav, a pochi giorni dalla grande manifestazione prevista a Torino.